bentornati su Sai Che in Puglia. Oggi ci troviamo a Fasano, all'Università del Tempo Libero. E insieme a me qua ci abbiamo la presidentessa, nonché Palmina Cannone, dove ci spiegherà tutto e che cosa è riuscita a realizzare in questo dicembre 2021 qui a Fasano. Allora, prima di tutto devo dire grazie a Iopino per questa grande possibilità di condividere con gli altri la mostra internazionale I Presepi del Chiostro, perché stiamo in un ex convento delle donne monache che erano delle carmelitane claustrali di antica osservanza. E questa è l'ottava edizione appunto della mostra internazionale dei Presepi. Quest'anno ci sono delle chicche veramente internazionali. Infatti l'opera che dove stiamo io e Pino è un'opera del maestro professore Francesco Invidia, che espone addirittura quest'anno una sua natività al Quirinale, quindi è stato scelto dal Presidente della Repubblica Mattarella. Una sua opera è stata da lui donata anche alla Santa Sede e si può visitare nei musei vaticani. Non è la sola opera in cartapesta che lui ci ha offerto quest'anno, perché ci sono altre opere che sono state esposte anche all'Arena di Verona a Monaco. Altre sue opere si trovano in tutto il mondo, da New York a Betlemme, dall'Austria alla Polonia, dalla Scandinavia negli Stati Uniti e anche in Inghilterra. È un maestro cartapestaio che si forma alla scuola di cartapesta Leccise, famosa in tutto il mondo. Le sue opere sono caratteristiche perché, oltre alla tecnica della cartapesta, possiamo ammirare il suo estro, la sua creatività e anche la sua cultura storica e teologica, che si legge attraverso queste opere gigantesche. E vi devo dire che non è stato facile trasportarle qui, collocarle, e il maestro ci ha fatto proprio l'onore di venire personalmente con una sua allieva a montarle pezzo per pezzo e a curare nei minimi particolari anche la disposizione dei pastori e di tutti i personaggi della Natività. Ma anche quest'opera è sempre del professore? È veramente di una sua allieva, che Ilenia Marinoscia. Rappresenta questo presepe una masseria in un borgo rurale, quindi Gesù che nasce in campagna. Thank you.
Allora, Palmina, qua ci troviamo in un'altra bellissima stanza e dove alle mie spalle vedo un bellissimo e stupendo presepe. È sempre dello stesso professore? Sempre del professor Francesco Invidia. Questo maestoso presepe in un tempio antico, e questo è stato esposto con grande successo alla Mostra Internazionale di Verona. Quindi noi siamo veramente orgogliosi di ospitare questa grandissima opera che è stata vista dai turisti di tutto il mondo. Non vi descrivo le difficoltà per montare e trasportare quest'opera immane, quest'opera gigantesca. Vi ricordo che è sempre in cartapesta le cese. Bellissime veramente. Quindi fin quanto state aperti? Noi stiamo aperti fino al 9 gennaio 2022, tutti i giorni, anche i giorni festivi, dalle 18 alle 20:30. Allora, Palmina, sicuramente questa è un'altra opera del grande professore, ma di questo ho sentito dire che c'è un qualcosa di particolare. Quale? Sì, sono i visi soprattutto di Maria e del bambinello. Il professore, come ho detto prima, riesce a esprimere tutta la sua anima in queste sue opere, e questo viso della Madonna rappresenta proprio l'estasi di una creatura che ha messo al mondo appunto colui che salverà il mondo. Allora Palmina, adesso iniziamo a fare una carrellata un po' più veloce, perché mi hai detto che ci sono oltre 70 presepi, c'è anche il Perù, quindi da tante parti del mondo arrivano. Scopriamo chi è l'artista di questa cartapesta. Magia di cartapesta, questo è di Antonello Candida, che arriva da Francavilla Fontana. Questo è di Luigi Lombardi, Torricella, Taranto. Allora Palmina, qua invece vedo, sembra che ci sia un'altra forma di espressione, oppure mi sbaglio? No, è sempre cartapesta, e questa volta è di Luigi Lombardi, Torricella, Taranto. E anche qui alla cartapesta è stata data una forma diversa, perché ogni opera è l'anima dell'artista e l'espressività vuole trasmettere agli altri, a chi apprezza e ammira la sua opera. Invece qua vedo un'altra forma, un'altra espressione di arte. Qua. Certo, ci sono delle lanterne bellissime, dalla più grande alla più piccola, sono di Pietro Taurisano, e l'artista con una cura proprio certosina nella roccia ha creato questi ambienti natalizi, questi ambienti della natività in miniatura, direi quasi, che veramente sono frutto non solo di tecnica, di professionalità, ma anche di pazienza, perché chissà quante ore avrà impiegato per realizzare questi presepi, queste natività in appunto nella lanterna. Molto raffinate anche le lanterne nella loro struttura bianca e metallica. Qui vedo che proprio l'artista si è sbizzarrito in questa bellissima chitarra musicista. E devo precisare che questa, quando non ci sono i presepi, la nostra aula musicale, dove l'università tiene dei corsi gratuiti di chitarra, fisarmonica, tastiera, canto, per cui l'artista ha pensato bene, in una vecchia chitarra, di realizzare un presepe, quasi un canto, diciamo, rivolto al bambinello, di Francesco Palmisano, che tra l'altro è fratello della nostra docente di Shiatsu. E poi accanto c'è anche un altro presepe realizzato con sughero, legno, materiale vario,
ed è di Michele d'Eredità di Massafra, anche questo molto curato nei particolari, il messaggio di bontà, il titolo è Soffio di Natale. Oh, qua vedo invece una serie di presepi, sono piccoli, indifferenti, è inerente al Perù. Al che Perù. C'entra il Perù? C'è un legame molto stretto, ecco perché ho voluto il Perù, tra il Perù e Fasano, perché nel secolo scorso, nella prima metà del secolo scorso, uno scienziato fasanese, Emilio Guarini Foresio, che perfezionò l'invenzione di Marconi del telegrafo senza fili, che andava bene sul mare perché non c'erano ostacoli, invece questo scienziato fasanese istituì dei ripetitori sulla terraferma che consentiva alla scoperta dei Marconi di essere perfetta. Poi, come sempre accade, il Marconi fu geloso di questo scienziato che veniva da un paese del sud, per cui Emilio Guarini, diciamo un po' amareggiato, se ne andò in Perù. Ecco perché il legame tra Fasano e il Perù, e istituì lì delle scuole proprio di elettricisti, formò degli elettricisti, portò la cultura scientifica, per cui fu insignito di tante onorificenze. Questa storia poi io l'ho raccontata a una peruviana che durante una conferenza di pace a Crispiano ho avuto la fortuna di incontrare. Da lì è nato subito, perché i peruviani sono molto socievoli, molto collaborativi, l'ho invitata a presentare le loro opere alla mostra internazionale ed è venuto proprio il fratello. Sono dei peruviani, tra parentesi, che vivono a Crispiano, ed è venuto lui a montare, e questi presepini rappresentano quattro zone del Perù. Rappresentano la selva, l'Amazzonia, il retablo, poi ancora rappresenta la serra e la parte costiera. E lui stesso ha portato, cioè nella scenografia, questo quadro di autore peruviano e anche questa stoffa che è tutto originale, proviene dal Perù. Del resto la mostra poi non sarebbe internazionale senza queste opere. Questa opera che abbiamo messo accanto a un'altra bellissima opera di Pietro Taurisano, il quale ha interpretato il presepe in una maniera particolare. Lui in questa cassetta ha realizzato quattro scene, quindi abbiamo l'annuncio a Maria, che sarebbe diventata madre, poi la ricerca dell'alloggio quando Maria incinta andava e stava per partorire, andava chiedendo un alloggio e non lo trovava. Poi nella parte superiore abbiamo ancora l'annuncio dell'angelo ai pastori e finalmente la natività. Anche questo è un modo originale di raccontarci e di riproporci dopo 2021 anni ancora il miracolo del Natale. Allora, qui mi sembra di stare in una stanza come se fosse a parte. Perché? Perché questa stanza l'ho voluta dedicare agli amici di Crispiano con cui abbiamo stretto nel 2019 un patto di amicizia, un gemellaggio tra l'amministrazione di Crispiano, la Proloco, e un'altra università, Minerva, sempre della terza età, che sta a Crispiano, portando tante opere. Infatti qui abbiamo l'opera La Natività, pilastro dell'umanità, di Paolo Caramia, che è l'architetto proprio del comune di Crispiano.
Invece alla mia destra c'è un presepe di un'altra signora di Crespiano che è Rosa Lucaselli, è Natale di Speranza. E ancora abbiamo due presepi di Domenico Pesola, presepi in sughero e altro materiale, e viene da Bari il signore, però è un amico di Crespiano, perché Bari, Fasano, Crespiano, c'è cioè un triangolo di amicizia. E devo dire che questi crespianesi, questi amici anche di Crespiano, sono stati entusiasti e sono entusiasti ancora di collaborare con la nostra università e quindi di portare le loro opere, e non è il primo anno, perché sono già, diciamo, parecchi anni di questo lavoro di equipe e di unione tra Fasano e Crespiano, e questo è un motivo di orgoglio, perché a Natale a creare dei ponti anche con altre città significa creare la pace. Quindi in questo caso si dice che l'arte unisce. E fa amicizia. Ed è questo stupendo. Ed è stupendo, perché l'arte parla tutte le lingue. È vero, le lingue del mondo. Le lingue del mondo. Adesso andiamo a scoprire altre. Poi c'è un altro presepe che mi devo avvicinare perché non ricordo il nome. È di Michele d'Eredità, anche questo piccolino, però raffinato e curato in tutti i suoi particolari. E qui ci troviamo in un'altra bellissima e stupenda stanza. Vedo addirittura un quadro che sembra 3D, che esce fuori, un presepe nel presepe. Raccontaci. Allora, cominciamo dal primo presepe, che rappresenta una natività in una roccia, ed è dell'artista Antonio Candida di Francavilla Fontana. Poi abbiamo, diciamo, la tradizione, una natività in pignatta, ed è di Giuseppe Rubino di Fasano. Il quadro di cui dicevi tu poco fa, cioè questo, è addirittura di un dottore di Bari, ora in pensione, dottor Francesco Montagna, il quale ha questo hobby di dedicarsi all'opera presepiale. Le statue sono molto antiche ed è anche, diciamo, particolare questa rappresentazione in questo quadro dello stesso autore, sempre dottor Montagna, e quell'altra natività messa su due piani, che addirittura custodita in una teca, quasi a voler significare che da 2021 anni noi abbiamo conservato nella teca del cuore, nonostante si siano avvicendati tanti secoli, la grandezza di questo miracolo di Gesù che nasce ancora per noi. E c'è un altro bellissimo presepe di Giuseppe Topazio di Gioia del Colle, che rappresenta un ambiente rurale, forse più del nord che del sud, ma quasi a voler significare che Natale unisce nord e sud, unisce le tradizioni di tutti i popoli. E ancora un altro presepe di sempre Natale di Rinascita di Lina Bonocore, che è di Taranto. Anche qua c'è molta espressività, molta fantasia, molta creatività, ma anche storia e religione. E l'ultimo presepe
e sotto campana, anche questa è una tradizione nostra pugliese di mettere i santi sotto le campane. Un tempo si usavano avere soprattutto sul comò o nelle stanze da letto le campane con sotto la Sacra Famiglia o i santi protettori della famiglia o della città. Vi voglio far notare anche la scenografia e queste palle in corda che sono state realizzate dalla nostra docente di arti creative con la corda Pasquina Calandrella. Questi presepi che vediamo sono diversi da tutti gli altri perché è stata usata una tecnica diversa. E sono stati realizzati da una nostra socia dell'UTL, Anna Rosa Cincavalli, e il materiale usato è il pannolinci. Lì con tutte proprio cura, certosina e con grande professionalità e anche con uno spiccato gusto nell'accostamento dei colori ha realizzato questi presepi che a me piace definire simili a quei film di Natale che americani che vediamo ogni anno in questo periodo in televisione. Sono molto belli e piacciono soprattutto ai bambini perché ricalcano proprio l'atmosfera delle favole e delle fiabe. Allora Palmina, ci tieni tanto a portarci qui, in quest'angolo un po' particolare che ci tenevi. Perché? Dimmi. Perché questo bambinello di Praga, che è poi il bambinello dei miracoli venerato in tutto il mondo, mi accompagna in ogni edizione e sono particolarmente legata perché è un bambinello probabilmente del Settecento che ogni anno viene concesso per questo periodo per metterlo in vetrina all'università nella mostra internazionale I Presepi del Chiostro proprio dalla confraternita di San Francesco di Paola e della Salette di Fasano. È un bambinello che fino agli anni 70-80 è stato esposto in chiesa, poi ci furono dei lavori di restauro e questo bambinello era stato conservato e quando l'ho visto per la prima volta ho sentito quasi un feeling tra me e questo bambino, questa effigie diciamo religiosa che conserva ancora il vestitino originale perché a Fasano abbiamo avuto e abbiamo l'artigianato molto fiorente, anche l'artigianato femminile, c'erano delle ricamatrici che appunto si dilettavano a ricamare in oro. E questo bambinello evidentemente è in legno e sarà stato diciamo l'opera di qualche artista fasanese, purtroppo non ci sono riscontri scritti, possiamo fare solo delle ipotesi, però c'è un viso così sorridente che nel vederlo ci irradia proprio di serenità, di gioia, che è quello del Natale. Poi Fasano per la storia è legata anche alla Spagna e chi conosce la storia di questo bambinello sa che giunse a Praga dalla Spagna, ma magari la storia la racconterò in un'altra volta. Un'altra volta. Quindi ricordiamo che si può visitare la mostra sino al 9 gennaio. Poi il 9 noi premieremo tutti i maestri che sono stati presenti nella nostra mostra. Non ci sarà un primo o un secondo premio perché secondo me la mia meritano tutti, quindi sono tutti da primo posto. Allora sarà dato a tutti la pergamena di partecipazione a questa mostra. Questa bellissima iniziativa. Stupendo. E sarà una bella, perché anche negli anni scorsi è stato bello vedere questa sala
che arrivano anche dalla Calabria, ho detto da Roma, da ogni parte d'Italia, vederli qui, quindi come se l'Italia si fosse veramente unita a tutti, ed è una sensazione e una soddisfazione bella, ecco, per un paese della Puglia quale Fasano. Allora, dopo il bambino del 700, ora ci troviamo in un bellissimo corridoio, a parte che sto vedendo cose veramente bellissime, stupende, di centinaia di anni fa. E anche qui ci sono dei presepi, vedo. Li vuoi così elencare velocemente? Sì, sono dei presepi particolari che ho voluto che fossero ambientati nel Museo delle Arti Antiche Fasanese, perché hai detto bene, qui ci sono dei reperti d'epoca dell'artigianato fasanese, sia artigianato maschile che quello femminile, e quindi ognuno di questi presepi che abbiamo e che stiamo ammirando sono stati proprio incastonati in un'epoca, in un angolo di artigianato, perché i nostri artigiani ci tenevano molto al presepe, e molti di essi venivano chiamati dalle famiglie, soprattutto più abbienti, per costruire in casa dei veri e propri presepi, che erano delle opere d'arte. Allora, con questi presepi ambientati in questo museo, ho voluto ricordare anche quest'altra tradizione fasanese, e infatti nella nostra città è molto sentito proprio il presepe. Comunque, noi ci riserviamo di venire da capo a trovarti per la mostra così degli oggetti antichi di questo, come lo chiamiamo? Museo delle Arti Antiche Fasanese, dell'artigianato. Questa è un'altra puntata che non dovremmo fare. E la dobbiamo fare, io vi aspetto e vi spiegherò tutta la storia dei nostri artigiani. E noi saremo ben contenti di raccontare questa ulteriore storia. Allora, adesso ci accingiamo a vedere questo bellissimo corridoio pieno di presepi che naturalmente in fase di montaggio noi faremo vedere in una bellissima carrellata. E ti vuoi soffermare giusto su qualcuno, che sono naturalmente, ribadiamo, sono tutti stupendi, tutti belli, c'è questo entusiasmo nella realizzazione che è fantastica. Allora, questo alla mia sinistra è bellissimo perché è realizzato da Giorgio Masi, che è un artista a 360 gradi e di Gioia del Colle, e ha voluto rappresentare uno scorcio di Assisi con tutti i particolari, con tutta la sua creatività e la sua arte. E poi man mano vediamo altri, quest'altro viene da Bernalda di Antonio La Penna, e poi tra un presepe e l'altro c'è la mostra, i personaggi del presepe di un nostro socio Martino Murat, che si firma René Duvray, e sono dei personaggi anche bellissimi che lui ha voluto immortalare con la fotografia, quindi un altro modo per omaggiare il Natale. Proseguiamo sia alla destra che alla mia sinistra, e c'è per esempio Saverio Alfarano, che ha voluto rappresentare la Natività in una chiesetta diroccata che è storica del suo paese di Altamura, che si trova proprio vicino alla sua abitazione. E così proseguiamo tra altri presepi realizzati con materiale vario, con sughero, corteccia di ulivo, pietre e altro materiale tutto riciclato. Thank you.
proseguiamo con la tradizione fasanese, ma penso anche pugliese, dei bottai di una volta e dei vinai. Allora, in questa botte dove si conservava il vino, il nostro artista ha ricavato un bellissimo presepe. Non so come abbia fatto, perché ha lavorato tutto all'interno, un lavoro che sembra veramente incredibile di Francesco Cimensis. Allora, questo mi sembra proprio un angolo di storia, tradizione, dove vedo veramente degli oggetti, ma non antichi, particolari, molto particolari. Poi mi sono incuriosito in quell'angolo dove mi hai detto che c'è del vecchio sapone. Inizia a raccontare. Allora, questa ambientazione fa parte sempre della parte museale ed è la ricostruzione di un'antica casa alla Fasanese. Infatti, sulla mia destra c'è Ayavt, è la tinozza dove si faceva il bucato, e c'è anche il sapone che veniva fatto con proprio l'olio d'oliva, ed è di una fabbrica fasanese Mancini del 1940. Si è conservato benissimo, lo possiamo usare perché smacchia, che è una meraviglia. Quindi, dal 1940, quindi non poteva mancare in questo angolo dove abbiamo voluto, nei nostri laboratori, creare dei presepi addirittura con le carrube, con proprio le tradizioni di una volta. In questo angolo anche quella coperta tessuta con i telai a pedale dalle nostre bisnonne, e vediamo anche l'angolo proprio della cucina con delle vecchie ricette della tradizione natalizia, delle pettole, delle cartellate, dei sosomelli, che erano dei biscotti molto profumati con le mandorle del cotto, in cui si affogano le pettole, con tutti gli attrezzi di una volta. Quindi un ambiente veramente che ci riporta ai Natali degli altri tempi. Allora, Palmina, ottava edizione, ho visto presepi ovunque, compreso qua sulle scale. E anche queste dello scultore Antonio Santoro di Crispiano, e quegli altri sono invece dei nostri soci, realizzati tutti nei laboratori presepiali, perché noi abbiamo naturalmente anche un progetto appunto sull'arte e il significato e la storia del presepe. E allora andiamo a vedere questi ultimi presepi. Ultime opere d'arte del nostro socio Martino Mura. Questo bellissimo presepe che è stato esposto anche nell'androne del comune di Fasano, quell'altro che rappresenta la strage che ci fu, mi avvicino, il 32esimo anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano, quando ci fu l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura nel 1969. E queste sono le 17 vittime di allora. Quindi Gesù nasce anche, fra i terroristi, perché si ravvedino. È sempre dello stesso artista, in più piani, e quella sfera che vuole rappresentare il mondo, e come abbiamo molte volte ripetuto in questa nostra passeggiata presepiale, Gesù nasce per tutti nel mondo, affinché ci sia veramente non solo la speranza, ma un rinnovamento nei cuori. Bene, Palmina, Presidente, siamo arrivati alla fine. Io ti auguro tante buone feste, che questa tua bella manifestazione che hai messo su, ottava edizione, che vada nel migliore dei modi. Ti do tanti auguri e grazie per averci invitato. Grazie a voi per la vostra presenza, e devo anche ringraziare Iopino, sai che in Puglia, l'operatore, tutti voi, anche a nome
di tutta l'equipe che mi ha supportato in questa manifestazione, perché da sola non ci sarei riuscita. Immagino che ci sia tanto quindi lavoro. C'è un bel gruppo all'università che mi segue con entusiasmo e anche con massima collaborazione. Auguro a tutti veramente un sereno Natale e buone festività. E allora, da Sai Che in Puglia è tutto, e Sai Che può interessare o coinvolgere anche te.